Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Mi raccomando ragazzi, rimanete attivi perché l'estate rimarrò con voi. Andiamo avanti, andiamo subito a vedere che cosa c'è stato. Ieri è un'altra giornata dove non ho finito il torneo di nuovo, ho lasciato sempre gli ultimi tre step perché c'erano dollari. Poi c'era Ferra la Grana, dollari di nuovo e ovviamente poi c'erano i 1300 dadi. Però arrivare a 1300 dadi vuol dire che ce ne volevano quasi 1500-2000. Quindi non aveva senso. Comincio a conticchiare un pochino di più in questo senso perché non ne vale la pena. Allora andiamo direttamente avanti, anzi facciamo così. Scopri piccolo reminder, se siete giocatori da iOS fate la fuffata dell'app login, ovviamente... Fatelo soltanto se avete due dispositivi diversi, non fate il giochino di sloggare Facebook e riloggarlo di continuo, perché dopo circa 5-7 volte fate il logout, entrate, anche se avete anche altri account, anche quelli di Android, non fate slog e rilog da Facebook perché potrebbe bloccarvi l'account, quindi bannarvi per 24 ore circa, va bene? Non vi preoccupate, non è un ban definitivo, ma potrebbe comunque farvi segnalare, non è una buona cosa. Allora, andiamo avanti, questa è una cosa molto simpatica, una nuova aggiunta tra le preedizioni che sono state messe ormai da lunedì, quindi dall'altro ieri al 7, tutta la lista dei premi, quelli lì giornalieri che bisogna fare, le missioni giornaliere, quelle in basso a sinistra, non so se vi ricordate, tutte e tre quelle che bisogna completare, abbastanza semplice, una lista completa, se vi interessa vai così. Andiamo avanti, lista di affetti. A fetta e taglia. Allora, oggi io non ho fatto ancora nulla. Non ho giocato, non ho iniziato la partita, non ho né iniziato il torneo né l'evento. Quindi è tutto a zero. Oggi lo iniziamo insieme. Ieri non ho giocato in pratica dopo le 10. Ok, lista completa. Questa è la lista completa dell'evento viaggio dello chef due giorni, che è iniziato appunto ieri. Per me manca un giorno e 6 ore. Sono 41 soglie e è stazione imprevisti e l'altro mi ricordo probabilità se non erro, che praticamente è uno dei più scomodi da un punto di vista, più comodi se capitano parecchie stazioni come succede delle volte a noi. Allora, poi questi sono gli eventi di oggi e domani, quindi gli eventi temporanei. Parcheggio gratuito dati 45 minuti dalle 9 di mattina, quindi tra una mezz'oretta per me. Gira la ruota adesso, quindi ci dovrebbe girare la ruota? No, è tra le 6 e le 8.59. Mannaggia miseria, 8.20. Non ci sta, non lo vedo. Buh, strana sta cosa. Comunque, gira la ruota. Fortunata combinazione alle 15. Fortunata combinazione è quella che se vi esce la combinazione indicata vi dà un numero di dadi, ok? Grande scommettitore tra le 15 e le 20 e poi alle 21 abbiamo gira la ruota. Ok, e domani mattina tra le 3 e le 6.59, 45 minuti di parcheggio gratuito, soldi. Allora, proseguiamo. Screenshots. Grazie a Gilda e a Sabina per le carte regalate, molto gentili. Grazie ieri a Piccola Ghira che non avevo la carta e mi aveva chiesto e mi ha detto guarda mandami una qualsiasi carta e io ti mando... Ganzo, ti ho mandato una delle più alte che c'avevo, 4 stelle, anche se poi mi hai detto che effettivamente ce l'avevi tutte, però è stato sempre un piacere aiutarmi, quindi ti ringrazio Ghira perché comunque mi dai una grande zampa e mi ha dato una carta che effettivamente mi ha fatto completare il set surf, 1350 dadi per noi. Andiamo in gioco perché oggi tocca giocare puliti da subito, quindi quello che ci esce ci giochiamo. Tanto Marco mi regala due carte, grazie Marco, i doppioni fanno sempre molto piacere. Ok, giorno 7 ce l'andiamo a prendere, che c'è la bustina? È una bustina carina? Vediamo un po' se siamo fortunelli una volta tanto. Ok, no, ho preso un'altra carta 4 stelle, vabbè, doppioni. Doppioni per la prossima di completata, non per questa adesso. Ok, regalino che ci sta qua dentro, dadini e ovviamente dei dollari. Oggi fa un caldo atroce ragazzi, proprio atroce, un po' dei capire. Allora, andiamo avanti. Perfetto. Allora, là c'è una bellissima cassa community che ci aspetta. Eccola qui, apriamocela. L'altro giorno ci è andata benissimo. Anzi, uno mi ha detto, Mordu, che sei stato fortunello. Guarda, è da tanto pure a me che non uscivano casse community. Quindi, diciamo che siamo tutti sulla stessa barca. Si tratta solo, come dici tu, è un po' di fortuna del momento, più che altro. Ok, intanto ci siamo presi una bustina da una delle scatole amiche. Va bene, vediamo un po' che ci dice oggi, dove ci arriva, magari fa il minimo indispensabile. Non ci sono bonus amici per ora, bonus amici sono sia buoni che negativi.
Comunque sì, levi un sacco di roba, ma potrebbe essere quello dove passavi col cerchietto, ok? Invece andando nel randomico, se è stato impostato che devi vincere, vinci. Punto. Ok? Ecco appunto, è stato impostato e non dovevo vincere, fine. Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato alla cassa community come sempre. Vi ricordo, dopo ci sarà Jurassic World e forse ci sarà un altro video di Squad, mo vediamo. E comunque Squad ci sono stati un po' di aggiornamenti, un po' di cosine carine. Quindi tocca fa qualche video caruccio. Ok? Vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti. Allora, andiamo ad amici, perché vedo già una miriade di cronologia che come al solito vi dico: non ve le invio le carte dirette, ragazzi. Scambi, scambi. Come ha fatto Sharon? Vedi che brava Sharon. La Buddy Angelica. Grazie, ragazzi. Dovete fare la richiesta nei commenti, vi ricordo sempre. Ok, ho preso tutto. Offerte infinite, non c'è niente. Torneo 2 giorni, lo iniziamo adesso. Quindi ipoteticamente dovrebbe essere una cosa buona. E partiamo con l'1%. 1%, nel senso facciamo tiri a 1, poi dalla posizione buona tiriamo a per 100. Così risparmiamo anche dei dadi. Siamo a 151.900. Ovviamente imprevisti, stazione e probabilità sono quelli lì che danno il risultato, ok? Intanto passiamo subito su una bella station. Siamo stati non fortunati, però già siamo cavata. Allora, non è un'ottima situazione. Potremmo andare a vedere qua chi ci sta. Mark, c'è una 2 distrutte, sicuramente c'ha scudo, è scontato. Quando c'hanno questa situazione è sempre così, raga. Ok? Subito 500 punti per viaggio dello chef. Ricordiamo che l'evento, quello lì, 2 giorni sopra, prende sempre il massimale a prescindere dal risultato, ok? Quindi non è un problema. Il torneo invece prende quello lì che gli dai. Quindi in questo caso abbiamo preso lo sbaglio. Quindi avrà dato 200, la tristezza cosmica. Ok, vediamo un po'. 200, ecco qua, sblocchiamo il torneo. Centriamo adesso a gamba tesa. Ovviamente 17esimi, perché la gente sarà entrata già con iper 1000 impossibili. Non so come attivati, visto che sono entrati con me. Probabilmente hanno pigliato il 400. Oh, c'è un afferra alla grana, no? E soldi a profusione, ok. Allora, posizione scomoda perché comunque il 10 è relativamente raro. Posizione comoda perché qua sotto ci sta pure l'imprevisto. Ovviamente 300 su probabilità. È buono uguale, però insomma, mi sarebbe piaciuto magari su un'altra posizione. Ok. Ricordo che questo è un evento 2 giorni, quindi si fa oggi e domani. Se ne scomoda. Posizione che potrebbe essere buona anche se c'è il deserto, nel senso che c'è la probabilità, ma non c'è ovviamente la posizione corretta. Qua c'è l'imprevisto, scudo, stazione. Ovviamente noi lisciamo. Vabbè, qui c'è sempre probabilità di mezzo. 549, forse station. Forse station. Mo vado a vedere pure se Olimpia o Gilda sono distrutti. Vabbè, proviamo a vedere i nostri, dai. Controlliamo. Qua abbiamo un po' di gente che mi ha attaccato ieri. Vediamo se c'è qualcuno con delle distruzioni, per favore. Così ci vendichiamo come dobbiamo. Salutiamo intanto Emanuele, che mi ha attaccato. Bruno. Ciao pa. Bruno sta sano. Ma da quelli che attaccano di solito sono sempre belli carichi, sempre belli attivi. Andrea. Difficilmente li trovi distrutti. Lucio. Ciao Lucio. Niente, Lucio sta sano. Star. Ok. Un po'. Ah, Star sta bello distrutto. Ci piace Star. Vai. Magari è uno dei non dei nostri. Un randomico che ci ha preso per sbaglio. Possibile. Vabbè, intanto ci siamo portati 500 sopra. E ovviamente 400 sul torneo. È un torneo 2 giorni. Quindi prendiamo più punti se ovviamente passiamo sul torneo. Sul torneo, su rapina. Quindi dobbiamo essere fortunelli. Speriamo che non li sprechiamo. Magari vuoi dire a per uno. Diciamo, per ora ci stiamo mantenendo stabili, eh. Non è il top, però diciamo che siamo stabili. Ok, proseguiamo i nostri tiri. No, per due magari no. Per uno da qua non verrà il 10, no? Infatti. 6, 7, 8, posizione no. 6, 3, posizione forse. Possiamo pure azzardare il percento da qua. Ovviamente è andato oltre di uno. Qua c'è la probabilità. Ho tirato così solo perché c'era la probabilità. Ok. Posizione no. Posizione discreta perché lì c'è quell'imprevisto stupendo. Sto sudando come un cane. Abbiamo appena iniziato, raga, eh. Pensate a tutti i video che mi tocca fare oggi ancora. Madonna. Già me la sento. Allora, vado a vedere intanto Star. Perché a sto punto, se ce l'abbiamo, è uno dei nostri. Diciamo che ci abbiamo un po' di attacchi assicurati.
ovviamente non adatti per vincere il torneo, perché sono comunque distruzioni e non rapine. Però magari ci mandano un po' avanti sull'evento sopra. Ho scritto Tsar. Star, grazie. Vediamo un po' se è dei nostri star. E non sta ricaricando. Sbrigati, ricarica il nome, su. Madonna, quanto è lento. Niente, non ce l'abbiamo star, non era dei nostri. Ai ai ai. Questa è una brutta cosa. Per fortuna non abbiamo per mille attivi, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo per controllare. Sempre se il gioco ci permette di fare qualcosa di decente, perché come al solito c'è una lentezza infinita. Proviamo ad andare da Olimpia a vedere se si è svegliata. E poi andiamo pure da Gilda. Vediamo un po' se l'attaccano stamattina. Olè. Poi devo controllare, devo segnarmi un po' dei nomi, ragazzi, delle persone meno attive. Però ok, Olimpia è stata attaccata. Poi c'ha l'armor, guarda, No, non ce l'ha, perfetto. Olimpia è stata attaccata e ancora non si è svegliata, vedete, meglio così. Vai, approfittiamone perché siamo in tempo, perdiamo dati, bustine, cosine. Così rimaniamo più o meno sulla giocata iniziale, intanto rinfocilliamo un po' le carte, i doppioni. Soldi ce li frega una mazza. Per il resto, tutto buono. Ok, 400, si è attivato il per 1000 che noi utilizzeremo probabilmente a per 200 per non andare a fare enormi consumi. Tanto ce ne stanno altri miliardi di per 1000 tra torneo e cose, è pieno di per 1000, raga, proprio pieno. Ok, 6, 7, 8, cerchiamo posizione prima, come sempre. Ah, questa è una bella posizione. 3, 6, 7, diciamo che comunque è una buona posizione. Ho un po' che ci dice la fortuna, niente, ci dice armor. Quindi adesso stiamo in posizione sbagliata, riposizioniamoci. Per 200 di nuovo posizione buona, vediamo un po' che ci dice la fortuna. Imprevisto dadi, beh, posso dire che comunque non mi è dispiaciuto per niente. Assolutamente, ci è piaciuto, grazie. Grazie. Allora, rimettiamoci a per 1. Là se era un pochino più alto e ci andava deluso, era pure meglio. Però intanto siamo in positivo. 3, 4, 5, posizione che non tirerei mai, manco questa. Beh, questa già ha una sua possibilità. Ovviamente riesco a fare 11, forse no, di 1. Se era Bryson era buono. Probabilità, vabbè. Diciamo che nel dubbio mena, come dice. Posizione buona perché laggiù c'è l'imprevisto. Se prendiamo l'imprevisto non è male. Ovviamente riesco a fare il tiro più brutto della storia. Vabbè, questa è una posizione che sicuramente la station non la pigliamo. Sto andando molto veloce con i conteggi, ragazzi, proprio per non perdere troppo tempo. Anche da qua, ovviamente, liscio. Ok, questa è una buona posizione. Per 200, vediamo un po' che ci dice. 4 e 3. Imprevisto di nuovo. Non male, però poteva andare meglio. Ok, un per uno. Più che altro non stiamo prendendo le station. Le station sono molto buone col per 200. Qua ci sta dicendo un attimo di sfortuna nelle posizionamenti. Per 200 di nuovo da qua, vediamo un po'. 4 e una 5 probabilità. Allora, abbiamo ripreso i 600 dadi. Abbiamo preso anche una bustina, due bustine. Quindi non è che me posso lamentare, Per ora stiamo facendo una giocata media che non ci sta facendo ancora droppare. Diciamo siamo sempre su 152.000 ancora. A 13 minuti di gioco devo dire che è tanta roba, Ovviamente me la sto rischiando abbastanza safe. Proprio motivazioni, non è che voglio sprecarmi tutti i dadi recuperati. Un armor, questo sarà un peccato perché è passato tra uno e l'altro. Però almeno non abbiamo fatto il consumo dadi. Ed è già tanta roba. Allora, 5, 6, 7, no, non è posizionamento, non è un posizionamento buono neanche questo. 5, 6, 7, 8, diciamo che è discreto perché laggiù ci sta sempre quel imprevisto che ci chiama. Ovviamente io riesco a passare sulle tasse. Ok, proseguiamo. 6, 7, 8, niente di fatto. Olè. Viaggio dello chef. E allora, questa è una posizione che sì, ma no. Diciamo. La giusta risposta. Qui è buono perché ha probabilità stazione e imprevisto e armor. Quindi dovunque andiamo a parare, ipoteticamente dovremmo andare bene. Dovremmo prendere una rapina. Non ancora, mannaggia, distruzione. Ok. E si va da Olimpia. Sperando che non sia svegliata per colpa del nostro attacco. Magari arriva la notifica e subito full armor. Possibile, Allora, vai così. E mi è capitato con alcuni di voi, tipo con Fedecar,
gli avevo fatto dei due attacchi. Dopo due attacchi ha ricostruito tutto e mi ha attaccato una volta per farmi capire ovviamente che era sveglio. Quindi io non ho più attaccato poi, perché funziona così ragazzi. Quando ti fanno capire che comunque sono attivi, uno si ferma. Ecco perché vi dico sempre, se c'è la possibilità di attaccare, di fare una distruzione quando siete svegli, oppure ricostruite e fate capire che avete ricostruito anche le strutture e basta, uno si ferma perché è inutile provare a riattaccare. Di solito il primo pensiero è che uno ha rimesso pure gli armor. Allora, intanto stiamo andando discretamente. Il torneo no. Sinceramente il torneo potrebbe andare molto meglio. Però l'evento sopra sta salendo in maniera buona e ci sta dando anche i bonus dei minuti a fianco. Quindi tanta roba, oserei dire. Allora, 6 e 4. Questa è cattiveria però, Joe. Guarda, ma quanto ci scommetti? Mannaggia la miseria. Niente, il gioco ste cose le programma proprio, basta. È scontato, dai raga. Dopo tutti i siti di distruzione, guarda caso, la rapina ce la dà a per uno. Era destino. 5, 6, 11, siamo andati oltre di uno, va bene. 6, 1, 7, no. Vorrei prendere un posizionamento, ma se stanno a fare dei tiri un po' alti adesso, anche perché mancano 14 secondi. Tira un altro, vai, posizionati. Me la rischio, me la rischio. 500, vai, 5, 5. Imprevisto. Stazione. Ottimo. Un ottimo tiro a 500, ovviamente che è distruzione. Però intanto ci dà i 700 punti, che poi sono molti di più adesso, perché ovviamente c'è il per 500, eh. Quindi evento sopra, sai come sale veloce. Ci piace, ci piace. Andiamo da Olimpia al volo, prima che si sveglia, corri, corri. Che mi raccontate, raga, a parte il caldo? Che state a fare, bello? Ho visto che pure voi avete avuto qualche difficoltà, ovviamente, con i dadi, avete avuto qualche difficoltà con l'evento. Neanche io ho completato il PEG. E io sono uno che gioca parecchio, lo sapete. Il PEG, gli ultimi 1500 dadi, mi sembra, non l'ho presi. Non ci sono riuscito, eppure ho fatto tutti gli eventi, eppure avete visto anche in video direttamente quanti jackpot ho fatto. 3.500, guarda! Oh cavolo, ho tirato un altro per 1.000, vabbè, abbiamo altri per 200 da tirare. Senti, bello il suono dei dadi che volano. Allora, sta andando discretamente, non mi devo proprio lamentare. Però siamo addirittura quasi in positivo. Ok, e questa, ripeto, è una giocata a zero. Cioè, nel senso, pulita, non ho fatto cose prima, non ho giocato dopo. Quindi sto facendo la giocata come la dovrei fare in video delle volte. Però dipende pure dall'orario. Tipo queste erano alle 10 di ieri sera. Mi sembrava un po' importante. Poi ieri siamo usciti, quindi... Ah, quello poteva essere buono però. Poteva essere un bellissimo 2000 dadi, 1500 dadi. Dai, leviamo una distruzione. Dai però, che dai, non è possibile, raga. Non è possibile. Adesso io mi arrabbio. Questa è una mega rapina per 5 ed era pure presa. Questa è cattiveria. Cioè, dai, ditemi che non è cattiveria, dai. Errore. Allora, il gioco ha fatto errore e ugualmente comunque è passato sulla stazione. Quindi mi chiedo che errore era. Vabbè. Diciamo che gli è da moretta. Abbiamo sperato che fosse un errore che ci salvava. E invece, ecco, abbiamo fatto 3 comunque, quindi... Uguale l'abbiamo sprecata. L'abbiamo sprecata uguale, raga. Niente, ce l'ha fatta sprecare uguale il gioco. Nulla di fatto. Ha deciso così il gioco, la dovevamo sprecare. Non c'era verso. Dai, che è sto ma perché? Che sta succede? Mo guarda, tutti i tiri che vado a fare vanno su stazioni, eh. Intanto attacchiamo Mirko, non penso sia un Mirko dei nostri. Potrebbe essere pure Mirko dei nostri, alla fine italiano. Ok, dai, ti prego, dammi un posizionamento e non mi sprecare tiri ancora. Vabbè. Una Prison 6, guarda, eh. Prison 6, no, vabbè. Allora, tiro dalla posizione sbagliata, quindi no. Vabbè, però lo stai a far posto. No, non ci credo, raga, mi sta da tutti i tiri corretti. Cioè, sbagliati... E che non dovrei andare a finire da quella posizione su stazione. Intanto c'è Gianmarco che sta bello distrutto, eh. Pure Gianmarco potrebbe essere un bersaglio. Mo dopo controlliamo se c'è Gianmarco. Gianmarco staccato, eh. Vediamo un po'. 5, 6, 7. Dai, dammi posizionamento discreto. Basta sti tiri stupidi. Niente, mi sta a fare un sacco di tiri stupidi. Provo il per 200 da qua. Ti prego, niente. Di 1. Di uno, molto sprecus. Ok, potrei rischiarmela solo perché là c'è probabilità.
Ovviamente liscio tutto. Grazie. Oh, mi ha fatto guadagnare qualche dado e mo mi fa perdere tutti. Sta bene, eh. Guarda. Guarda quel doppio 5 infame. Cattiveria. Dai, posizionati. Niente, è andato oltre. Posizionati significa non da lì. Per sbaglio ho premuto sulla cassa community. Andiamo a per 200 da qua. 5, 6, 7. Liscio dell'imprevisto. Io rischio a cavolo. Ho rischiato male. Per 200. 11. Forse imprevisto, te prego. Niente. Posizione buona. Finalmente una posizione buona. Ovviamente andiamo su società. Questo gioco quando si impegna. Oh, te lo proprio chiede in ginocchio. Guarda, guarda la... quella ragazzi, proprio quella. Avete capito bene. Ok. La vedo brutta. Sembrava iniziare bene questo video, sembrava essere positivo, ma siamo leggermente in negative. Guarda la cattiveria di sto gioco. L'odio si chiama, odio. Questo si chiama odio da parte mia. Stavamo andando tanto bene, ma mi deve fare i tiri stupidi. Spieghiamo tiri stupidi perché sono a corto e sono improbabili. Poi quando fai i tiri a per 200 ti fa quelli... Guarda che ci è mancato un'altra volta. 10, questo 10, fammelo col per 200, col per 1000 nel momento giusto. No, mi fai i tiri, guardi, i tiri 3, i tiri 2, che cosa sono? O fa 9, eh? Ok, ci è mancato pelo. 5, 5 di nuovo. Dai, posizionati, che sono... Spieghiamo pure il per 1000. Oh, vai, speriamo, niente. Porca miseria. Nulla ragazzi, il guadagno che abbiamo fatto prima in pratica si è annullato, è diventata una giocata para. Ok, un per 200 per finalmente stazione. Peccato su distruzione perché le rapine me le ha sprecate tutte. Poi dice che il gioco non è programmato. Io Hasbro e cosa, io ve lo dico sempre, sono uno dei pochi italiani che lo porta, ma c'è stato qualche motivo. Gianmarco, andiamo da Gianmarco, cambiamo un po', povera Olimpia. Attacchiamo sempre a Olimpia, dai, su Gianmarco, tocca a te oggi. Dacci un po' di soddisfazione pure tu. Dai. Eccolo Gianmarco. Ok. Ti proseguo. E ora speriamo, ovviamente, di riuscire a prendere qualche altra station entro 4 minuti. E magari c'è da qualche bonus buono. E magari saliamo pure in quel benedetto torneo. Tanto a vincerlo, come al solito, non vinciamo. Però almeno prendiamo tutti i premi. Prendiamo tutti i vari per 1000. Ok. Ovviamente se oggi faccio la giocata pulita vuol dire che stasera io giocherò e ovviamente starò molto più avanti a Viaggio dello Chef, quindi è possibile che non lo finisco, ma mi ci avvicino parecchio. Oppure arriviamo all'ultima fascia e domani la completiamo, Così ci portiamo a casa un altro po' di dadini, mo vediamo. Te pareva il doppio 6 a per 1. Oddio l'odio. Guarda, mo tira 5. Ci è mancato poco. Niente, il gioco ha deciso così perché ha visto che avevamo fatto un gain e ci ha tolto il gain, ovviamente. Per 200, 5, 3, ovviamente probabilità? No, neanche probabilità, manco. Tra uno e l'altro, proprio giusto per... Ecco, guarda, una bella prize, un 200 e di sicuro non è un doppio perché l'abbiamo già sprecato. Era scontato, no? Ora sto tirando dei per 200 stupidi, perché questi sono per 200 stupidi, non dovrei tirarli. Però il gioco mi sta prendendo in giro, quindi vuole che io tira per 200 stupidi. Ovviamente. Ecco, tipo questo sarebbe un po' troppo stupido, quindi non lo tiro. Ok, 4 e 4. Allora, 4000 punti per 1400 dadi e dollarini. Ovviamente prendiamo la position. Diciamo che è una buona position, anche se un po' spreco. Sicuramente, ripeto, un minimo di drop li facciamo uguale, raga. Che non è che se potremmo salvare sempre, eh. Vai così, 6 e 5, mi sa che andiamo oltre di brutto. La vedo relativamente molto ardua la giocata di oggi. Guarda che cattiveria poi. Va bene, proseguiamo, 6 e 4. Dai, in imprevisto piglialo però. Almeno su 400 punti, dai. E poi mi fa 5, vabbè, va bene. Gioco, fare il cattivo con me. Ricordati. E ti vogliamo bene, giochiamo tanti giorni con te, tutti i giorni. 9, 9, tasse. 5, 1, 6, ovviamente, tasse. Niente, il gioco ha deciso che non dobbiamo. Ecco.
Guarda, quanto ci scommettete? Senti il suono di rapina? Ok. Stavo già per tirargli a lanciarlo fuori questo smartphone, guarda. Oggi sembra una bella giocata, partita grintosa, invece... Allora, me la voglio rischiare più che altro perché laggiù c'è l'imprevisto. Vediamo un po'. Siamo fortunati. Armor. E poi ti trolla in maniera indiscriminata proprio. Pazzia questo gioco. Per 200, 6 e 5, guarda. Guarda dove va. Indovina, sulle tasse. E guarda dove adesso. Indovina, sul nulla. E guarda dove va adesso. Indovina, sul nulla. Porca miseria. E sono tutti i posizionamenti. Cioè, ho dovuto fare 4 tiri per arrivare alla posizione. Mannaggia. Allora, riandiamo da Gian. Questa, ripeto, è un po' di troppo c'è stato. Speravo di no, ma tanto quando è così si sa. Gian, Marco. Andiamo da Gian, Marco. Stanno sudando gli occhiali, ragazzi. Voi avete questi problemi con gli occhiali? Si appannano per il sudore. Ok, distruzione. Vai così. Portaci a casa qualche altro punticino, te prego, Giallù. Giallù. Ok, 1000 punti su. Va bene. Su 4000, ovviamente. Questo, se non lo finiamo in tempo, non è un problema. Alla fine, se vi fate due conti, sono 99 billion e ci sbattiamo i denti. Per uno da qua. Sperando in position. No, non è una position. Anche qua non è una positions. 20 secondi. Volevo tirare il tirone della sera. Un altro... vabbè, però... Dai, mi fai perdere tempo proprio quando sta a scadere per 1000. Gioco maledetto quando ti impegni. Queste io cose le dico anche dei giochi di cui sono partner, tranquilli. Io sono sempre molto schietto. Quando qualcosa mi fa rosicà. Allora, un bel per 100, perché ormai i per 200 ce li siamo giocati. Ok, oh, un 5, ma guarda un po'. Una rapina a... per 100, dopo che ho tirato miliardi di per 200. Ciao Marta, comunque ti saluto. E guarda, pure piccolo. Pure piccolo. Beh, che dovemmo fa? Ci siamo fatti questi 30 minuti. Diciamo che il viaggio dello chef sta a buon punto. Il torneo invece è salito relativamente poco, mi sa. Fammi vedere. Perché abbiamo avuto la sfortuna di sprecare tutte le rapine. Madonna, 6000 punti. 14 su 30, quindi siamo a metà. Questo è un torneo comunque 2 giorni, quindi ho il tempo di completarlo. Però raga, 93.000 non ci arriverò mai. Questi sono fuffaroli pieni. Non mi dite cavolate. Quindi sono persone che hanno tirato per 1000 a sbummo e sono arrivate là grazie solo ai per 1000 a palla. Perché se no non c'ha senso. Allora, 5-6-7 mi sa che è station. Guarda qua. Dai. E dai, però, io mo me alzo e me ne vado. Abbiamo fatto la rapina prima. E mi dai la mega rapina dopo? Per 2? Guarda, mo è pure mega rapina, guarda. No, hai anelli. Millite, si pure salvata, eh. Mannaggia. Che stavo alzando e me ne andavo, perché tanto... Oggi la va così. Oggi il gioco mi ha fatto credere all'inizio e poi mi ha smontato dopo. Cattiveria, cattiveria. Allora, un per uno da qua perché tanto è posizione sbagliata. Niente, 6, 7, 8. Allora, proviamo perché tanto c'è probabilità là dietro. Magari passiamo su probabilità. Va bene, station, ma tanto non è una rapina. Poteva? Poteva essere un'altra rapina? No, non poteva. Poi dice uno non zarabbia. Allora. Vediamo un po'. Gian. Mi sono perso, Gianmarco. Comincia a essere stanco, è il caldo, raga. Sto sudando come un pazzo. Pazzia. Veramente pazzia. Io devo registrare altri 2 video. Manco di mattina se riesce più a registrare, raga. Pazzia da devo. Intanto vediamo queste belle 3M. Ma sai, qualche volta l'ho attaccato pure in passato. Perché là c'è un M vecchia. Ma sai, Gianluca non ha rigiocato. Gianluca, ti sei arreso? Non giochi più? Sei abbandonato del tutto? Una bella bustina che ovviamente ci dà un doppione dorato. Allora, noi siamo arrivati a 30 minuti. Abbiamo fatto un po' di drop, per fortuna non tanto perché abbiamo avuto dei ritorni da viaggio dello chef. L'abbiamo persi dopo perché
ci ha consumato delle cose buone. Quindi diciamo che è una giocata poteva andare meglio, ma un po' scrocchiante. Qua sopra siamo relativamente messi bene, perché se andiamo a vedere la lista, vediamo un po' se ce l'ho qua pronta. Vediamo un po'. No, dovrebbe essere questa. Eccola qua. Allora, siamo alla soglia che è 2.496 su 4.000, 4.000 punti. Siamo alla 28esima soglia, quindi siamo a più della metà, perché sono 41, quindi ne mancano 11, giusto, 28esima, perfetto. Dopo c'è la ferra alla grana, ci stanno soldi, bustina e tanti altri dadini più avanti. Ovviamente c'è il per 10.000 di per 1.000. Poi vediamo domani se riusciamo a arrivare magari a bordo di questi punti e domani facciamo l'ultimo evento insieme in video, mo vediamo. Allora, questa è la situazione, io intanto vado a vedere a chi posso regalare carte, vado a vedere pure qui con l'onologia Veronica, grazie per i 10 dadini della evento community. Album, vai. Allora, per avere le carte regalo da Morduk, come sempre, nella descrizione trovate il link per diventare miei amici in gioco. Ci cliccate, ci pigiate sopra dal vostro touch e vi apre automaticamente il gioco e vi fa diventare automaticamente miei amici. Per avere le carte regalo da me dovete fare un commento qua sotto l'ultimo video, ogni volta sotto all'ultimo video. Mi piace, condivisione del video, iscritti al canale perché do la precedenza alla community, guarderò ovviamente se siete iscritti o meno. E mi raccomando, la lista dettagliata, quindi set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, set 6. E poi mi raccomando, immagine profilo se l'avete e avete un nome comune è importante. E il nome in gioco, perché sennò come vi trovo? Bella domanda. E mi raccomando, se avete uno scambio fate la stessa cosa, mi mandate in gioco la richiesta dello scambio. E ovviamente nei commenti, Morduk, mi serve la carta che hai tot, ti mando questa e io vado a vedere negli scambi, se corrisponde ti faccio lo scambio come se fosse il regalo, insomma, perché così mi date anche una zampetta a me e prendete qualcosa in cambio, può sempre essere comodo. Va bene ragazzi, questa è la situazione, vado a vedere a chi posso mandare qualche carta, se ho qualche carta da mandare. La prima carta di oggi va al Puma, mi chiede una carta del set 10 nell'ultimo video, quindi andate a salutare, intanto vi mando anche un emoji, tieni, prendi il quadrifoglio Fortunello, vai, adesivo mandato, troppo cool. Seconda carta di oggi la mandiamo a Montaliana, che mi chiede una carta. Ecco, mi si è pure tolto, perché te pare che me la fa mandare Montaliana, eccolo qua. Tanto se bugga per la troppa fretta. Vuoi mandare l'adesivo? Sì, e te mando quello che si nasconde dietro al cespuglio, che è stupendo. Questa è la scenetta di Homer Simpson, mi piace troppo. Adesivo inviato, danza col nastro. Terza carta di oggi la mando a Carmela, gli mandiamo anche un'emojina carina. Vai, gli mandiamo questa. Invia la carta e mi ha chiesto anche lei danza col nastro. Allora, l'ultima carta la mando a Matte, che ha l'immagine del coccodrillo. È l'unico Matte e penso è la prima volta che ti regalo una carta, quindi ti mando anche un'immagine carina. Hai fatto i soldi, vai bella caruccia. E tutta a te l'adesivo addosso ai soldi. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, che sembrava essere molto stabile, poi alla fine è leggermente scesa, quindi un minimo di drop l'abbiamo fatti uguale. Cercherò di fare la giocata nel pomeriggio il più possibile per mandarla magari all'ultimo step di viaggio dello chef e per completare, non dico il torneo ma quasi, così domani andiamo a fare il completamento e chiudiamo sia viaggio dello chef che torneo due giorni. Anche perché poi non sappiamo se parte qualche evento, nei prossimi giorni lo sapremo sicuramente a breve. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.